E continuiamo a parlare di libri. Si può regalare un libro a San Valentino e quale libro si può regalare nella giornata di domani? Lo chiediamo al nostro libraio Gabriele Grazzi. Ciao Gabriele. Ciao Gloria, buongiorno e buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Se ci fosse qualcuno interessato, come mi auguro, a regalare anche libri nella giornata di San Valentino, ci dai tre titoli, tre suggerimenti, ecco. Certo, il regalo di un libro è sempre un grande regalo, ora io lo dico ovviamente in maniera interessata, ma è così. E i libri contengono tutte le grandi storie d'amore che sono state pensate, da Paolo e Francesca di Dante in poi, se vogliamo. E per cui oggi ti ho portato tre tipologie di libri diversi per soddisfare un pochino tutti i gusti. Se si vuole regalare un libro per lettori forti, non si può prescindere da uno dei grandi classici della letteratura del Novecento, e quindi ti ho portato Boris Pasternak e il Dottor Zivago, traduzioni Feltrinelli. Questo è un libro che ha anche una storia editoriale interessante perché è un vanto italiano, infatti proprio Feltrinelli portò per la prima volta nel 1957 l'opera in Italia, ovvero la prima lingua in cui proprio venne edito il libro in tutto il mondo fu l'italiano. In Russia era coperto, diciamo, da censura, proprio perché è una storia d'amore bellissima e anche intricata, perché insomma è una sorta di triangolo amoroso, come canterebbe Renato Zero, nel senso che ci sono appunto c'è un uomo che si è sposato con una donna, ma si innamora di un'altra, insomma. C'è una grande storia d'amore complessa e combattuta, come tutte le storie d'amore, sullo sfondo della rivoluzione d'ottobre, della rivoluzione russa. Per cui l'editore Feltrinelli, insomma, ebbe questo coraggio di pubblicare per la prima volta il libro in anteprima mondiale e il Pasternak prese anche il Nobel per la letteratura, quindi siamo proprio, insomma, nel campo, come ti dicevo, dei grandi classici del Novecento. Abbiamo iniziato con il top. E poi invece ti propongo una cosa più moderna, che è Pif. Pif, magari molti lo conosceranno come ex inviato delle Iene, autore televisivo, regista teatrale, insomma, un personaggio molto conosciuto contemporaneo. E ha pubblicato anche alcuni romanzi. Questo è il suo ultimo romanzo, La disperata ricerca d'amore di un povero idiota. Come si vede dalla copertina, siamo in tema di San Valentino. È un libro estremamente dolce, ma anche scherzoso, anche irriverente. Quindi, insomma, un approccio questa volta invece che tormentato come nel libro passato, un approccio anche simpatico, scanzonato alla storia d'amore. È la storia di un giovane uomo, insomma, il quale questo amore gli sfugge, non riesce a trovare la persona giusta. Un suo amico ingegnere informatico gli promette di aver progettato l'algoritmo perfetto per trovare l'anima gemella su internet, quindi siamo nel pieno della modernità. Lui si mette in testa, insomma, di seguire questo algoritmo, il quale però gli consiglia sette donne, ma nel mondo, sette anime gemelle nel mondo. Quindi inizierà un viaggio per conoscerle tutte, come spesso succede, il viaggio diventa un viaggio dentro se stessi. E quindi avremo a che fare con, come ti dicevo, con avventure diciamo, internazionali e alla fine appunto una grandissima storia d'amore. Ecco, non svelarci poi come va a finire, Assolutamente no, ovviamente. assolutamente. Chiudo Gloria con Vabbè. Pablo Neruda, beh, non poteva mancare, Poesie d'amore e di vita. Anche lui premio Nobel per la letteratura. Ci tenevo a portare un libro di poesie perché San Valentino è uno di quei momenti dell'anno dove il settore di poesie, che è un settore, ahimè, un po' bistrattato durante l'anno, diciamo poco considerato insomma, dalla grande massa dei lettori, riprende un po' di vita, riprende un po' di slancio vitale proprio perché magari in una bella scena romantica, lume di candela, la dedica perfetta per la persona amata può essere una poesia presa da un libro di Neruda o da altri grandi poeti, insomma, della storia. Per cui, ecco, insomma, possiamo farci guidare da queste parole per dedicare il nostro amore alla persona che amiamo. Cito solo quello che dice Gabriel García Márquez di Neruda, il miglior autore del XX secolo, in qualsiasi lingua. Se lo dice Gabriel García Márquez, c'è da fidarsi. Ecco, grazie. Ti ringrazio molto Gabriele per essere stato con noi per questi suggerimenti. Grazie, buon lavoro.
grazie a voi, buona giornata. E grazie anche a tutti voi per averci seguito. Spunti e spuntini termina qui, vi do appuntamento a domani alle 13:15 e alle 19 torneremo a parlare ovviamente anche di San Valentino. Vi lascio ora con gli altri programmi di Teletruria, a domani.